Buongiorno, direi di iniziare quindi con l'assessore Paparelli, a cui viene rivolto un quesito, un'interrogazione da parte dei consiglieri Leonelli e Chiacchieroni. Centrale Enel di Pietrafitta, ulteriori obiettivi per rafforzare l'accordo, quadro firmato tra Giunta regionale e proprietà il 10 ottobre scorso, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Al solito raccomando ai colleghi il rispetto dei tempi per consentire a tutte le interrogazioni di poter avere il proprio spazio televisivo. Grazie, prego consigliere Leonelli. Ora il tema della centrale in questo caso è legato al futuro della centrale stessa, nel senso che nella centrale lavorano 39 dipendenti, la stessa si inserisce in un quadro complessivo rispetto relativo anche alla situazione occupazionale e ambientale circostante. C'è uno stato di agitazione dei lavoratori più o meno sottaciuto, nel senso che rimbalzano delle notizie rispetto alla possibile eventuale ridimensionamento, chiusura della medesima. Peraltro Enel punta sempre più sull'energia green e il sito di Pietrafitta, grazie anche alle caratteristiche del territorio, potrebbe essere idoneo per la realizzazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili. L'impianto a ciclo combinato PF5 della centrale di Pietrafitta dal mese di settembre oggi è stato chiamato in servizio per 22 giorni rispetto a un programma di previsione che parlava di 0 ore, a dimostrazione che comunque c'è l'esigenza da parte di Enel di far funzionare quel sito. Peraltro Enel ha anche riattivato in qualche modo la centrale di Bastardo, che invece andava verso la dismissione per esigenze contingenti. E il 10 ottobre 2016 la Presidente della Giunta regionale e responsabile affari istituzionali Enel hanno firmato un accordo quadro per la riconversione delle centrali Enel di Bastardo e Pietrafitta, con la finalità di andare verso una riqualificazione complessiva degli impianti in questione e quindi il rilancio dell'intera zona. Quindi l'interrogazione è finalizzata a capire quali saranno i contenuti dell'accordo di programma che dovranno seguire l'accordo quadro, fermo restando che è chiaramente importante fare tutto ciò che può essere fatto per evitare un ridimensionamento di quella realtà, ma anzi avanzare richieste dal punto di vista del riambientamento e bonifica dei territori limitrofi, ove appunto dovesse esserci la necessità, tenuto conto della strategicità dell'impianto stesso rispetto al ciclo combinato a metano PF5 per l'Umbria e l'individuazione di progettualità innovative. Grazie, prego assessore Paparelli. Sì, io ringrazio il consigliere Leonelli e gli altri consiglieri interroganti perché danno modo di porre una parola fine, diciamo, a questa questione sollevata. Come detto, riconosciuto nel settore termoelettrico, Enel in Umbria è una presenza storica che risale addirittura all'epoca precedente alla nazionalizzazione del settore elettrico, la coltivazione di aree minerarie e l'entrata in esercizio di impianti a lignite. Oggi Enel è presente sul territorio con 2 impianti a Bastardo e a Pietrafitta. L'impianto di Pietrafitta è costituito da un gruppo turbogas a ciclo combinato alimentato a gas naturale e da 2 gruppi a ciclo aperto alimentati a gasolio, non più in esercizio dal 2014. Nel quadro dei mutamenti che stanno investendo il mercato energetico si sta definendo Enel una drastica trasformazione delle proprie modalità di produzione e distribuzione dell'energia elettrica e anche di business. Il fatto che sia, diciamo, il nostro partner in Umbria per l'infrastrutturazione della fibra ottica a partire dal Comune di Perugia ma su altre realtà regionali, diciamo, dimostra anche di questa nuova collocazione di Enel. In questo scenario Enel ha individuato complessivamente sul territorio nazionale 22 impianti di produzione da riconvertire, tra cui rientravano in teoria la centrale di Bastardo e gli impianti di Pietrafitta. Questa ottica, attraverso il progetto Future, ha avviato un'analisi dei territori per individuare le potenziali nuove destinazioni degli impianti e nello specifico, dall'analisi effettuata da parte di Enel, la centrale di Bastardo è stata considerata dagli asset non più destinati ad usi energetici, anche se qui proprio recentemente, nelle settimane scorse, proprio in virtù di una crisi energetica europea, è stato, come dire,
detto direttamente dal governo di continuare a tenere aperta la produzione di bastarda ancora per diversi mesi, fino diciamo a controordine. Questo ovviamente non fa interrompere il processo che abbiamo messo in atto, ma anzi ci consente di raggiungerlo con maggiore gradualità, e quindi credo che sia anche una notizia, diciamo, positiva da questo punto di vista. Nell'ambito dell'accordo di questi tavoli è stato definito chiaramente che al momento non c'è alcuna intenzione di dismettere la centrale di Pietrafitta, che rimane uno degli asset di produzione di energia con i quali Enel continuerà a operare in Umbria per i prossimi anni. Comunque nel medio termine, che è il termine con il quale si ragiona, diciamo, sullo sviluppo di un'azienda, non c'è alcun pericolo che la centrale di Pietrafitta venga dismessa. Ma dirò di più: nell'ambito della sottoscrizione dell'accordo quadro, dove abbiamo deciso di costituire, diciamo, anche un comitato tecnico di supporto per il progetto future sulla centrale di Bastardo, abbiamo posto anche alcune indicazioni riguardo lo sviluppo e per certi versi, diciamo, seguendo anche le dinamiche delle bonifiche, di quello che accadrà, diciamo, nelle zone limitrofe a quel sito, la possibilità di che Enel possa, diciamo, dare una mano e un contributo allo sviluppo complessivamente di quell'area nelle forme che riterremmo, diciamo, più innovative e compatibili verso l'orizzonte cui vogliamo orientare l'intera regione, che è quello dell'industria 4.0, che è quello che rappresenta un po', diciamo, l'orizzonte verso il quale riconvertire anche le nostre azioni e indirizzare i fondi comunitari relativi allo sviluppo economico. Grazie. Consigliere Leonelli, se vuole brevemente replicare, visto che i tempi li abbiamo comunque sforati. Prego. Sì, semplicemente per prendere atto positivamente del quadro che ci ha riportato l'assessore, in particolare del vicepresidente, in particolare la volontà di comunque mantenere strategico quella centrale per Enel, e anche e soprattutto l'impegno della giunta regionale per costruire su quella, diciamo, su quell'area vasta un progetto anche di sviluppo, perché non dimentichiamo che la centrale sorge in un'area dove una volta le vecchie centrali, insomma, occupavano diverse centinaia di persone. Ora siamo a 39. È importante per quel territorio, appunto, non solo mantenere l'attuale, ma anche costruire, attraverso l'accordo di programma che spero terrà conto di tutte queste indicazioni, un progetto di sviluppo chiaramente compatibile, che tenga conto anche delle esigenze green rispetto all'energia, coinvolgendo anche gli attori del territorio, in particolare anche i sindaci, appunto, le municipalità, per quello che, appunto, deve essere il progetto di sviluppo della Val Nestore. Grazie consigliere. Passiamo adesso all'oggetto numero 62, un'interrogazione rivolta all'assessore Chianella da parte del consigliere Smacchi. Aeroporto internazionale dell'Umbria, Perugia San Francesco d'Assisi, intendimenti della giunta regionale ai fini del consolidamento dello scalo nel panorama nazionale e internazionale. Prego. Parliamo, sì, dell'aeroporto San Francesco di Assisi, aeroporto che nella sua storia recente può in qualche modo riassumersi in tre trienni, secondo me, assessore. C'è stato il triennio degli investimenti, quello che va dal 2010 al 2012, in cui si sono investiti per le infrastrutture, per la sicurezza, 42 milioni e mezzo di euro, di cui 12 milioni messi dalla regione. C'è un triennio, quello che va dal 2013 al 2015, in cui l'attività si è concentrata prevalentemente nella riduzione del debito dell'aeroporto, che è passato da meno 1,5 milioni a 850 mila euro. C'è poi questo triennio, il triennio che va dal 2016 al 2018, che dovrebbe essere il triennio del rilancio, anche dal punto di vista proprio delle potenzialità, dopo che c'è stata la concessione ventennale, dopo che c'è stata la possibilità del riconoscimento a scalo di interesse nazionale. Bene, fino al 2015, dal 2004 c'è stato un graduale aumento dei passeggeri, che sono passati da 40.000 a 275.000, e ricordo ai consiglieri che, oltre al numero dei passeggeri, passeggero significa anche
risorse che vengono messe in circolo nella nostra regione. Si calcola che ogni passeggero di media porta 100-150 euro nella nostra regione. Questo significa che nel solo 2015 circa 40 milioni di euro sono stati portati come indotto conseguenziale al numero dei passeggeri. Bene, se questi sono i tre trienni di riferimento, in questa fase, assessore, dopo il calo dei passeggeri del 2016, che sono tornati a circa 220.000 rispetto ai 275.000, mi sembra che manchi in questo momento uno scenario, una prospettiva. E glielo dico anche in considerazione del fatto che nello scorso marzo, nell'audizione che abbiamo tenuto con il presidente Agostini di Sviluppo Umbria, c'era stato prospettato un quadro che era quello, anche in considerazione delle risorse che venivano messe a disposizione dalla Regione, dalla Fondazione Cassa di Risparmio e dalla Camera di Commercio, di far fare un salto di qualità all'aeroporto e allo stesso tempo di aprire un bando per sollecitare le manifestazioni di interesse dei privati. Questo doveva succedere, doveva avvenire entro l'autunno, siamo arrivati a gennaio e mi sembra che ancora non ci siamo da questo punto di vista. Ecco, questa interrogazione, anche a seguito poi dell'evento sismico che non può non in qualche modo incidere su quello che dal punto di vista delle infrastrutture vogliamo in qualche modo prevedere proprio per il rilancio del turismo che in questo momento è in una fase particolarmente difficile, ecco, in questo scenario mi sembra che mancano quelle certezze che c'erano state in qualche modo indicate anche con un cronoprogramma. Grazie, prego Assessore Chianella. Grazie Presidente, grazie Consigliere Smacchi. La Sasse SPA, oggi rinnovata nel suo Consiglio di Amministrazione dallo scorso luglio, è la società di gestione dell'aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi. In ordine di tempo, dal novembre scorso, sono entrati in servizio i nuovi collegamenti Ryanair Perugia-Catania, operanti con tre frequenze settimanali programmate ogni martedì, giovedì e sabato. La nuova rotta consente di raggiungere agevolmente la Sicilia e i costi del biglietto sono meno di 20 euro. Nel tempo sono state impegnate significative risorse e ancora oggi, malgrado le oggettive carenze di bilancio, sono disponibili finanziamenti anche per le attività di sviluppo network co-marketing sia nell'anno 2016 che in quello corrente, in parte già deliberati dalla Giunta regionale. Anche la Fondazione di Cassa di Risparmio e la Camera di Commercio di Perugia hanno impegnato risorse da destinare allo sviluppo dell'aerostazione. L'utilizzo di tali risorse deve rispettare le norme nazionali europee in tema di aiuti di Stato. Nel 2016 SASE ha applicato la metodologia del MEO test certificata come richiesto appunto dalle linee guida del Ministero delle Infrastrutture. Pur in presenza di un calo di traffico, come è stato testé detto, di circa il 19% a 220.000 passeggeri nel 2016 contro le 275.000 nel 2015, SASE potrebbe registrare però un conto economico in ulteriore miglioramento rispetto alla perdita di circa 850.000 euro registrata nel 2015. Per quanto riguarda lo sviluppo delle rotte, invece, sono in corso trattative con diversi vettori per ulteriori tratte di volo. A tal fine la Fondazione Cassa di Risparmio è in procinto di erogare ulteriori fondi per facilitare l'attivazione di una base presso lo scalo umbro da attivarsi nella primavera del 2017. È in fase di rinnovo il contratto almeno triennale con Ryanair che, oltre alla conferma delle rotte già attive, dovrebbe consentire l'attivazione di ulteriori collegamenti nazionali e internazionali. Altri vettori che hanno al momento manifestato interesse e richiesto informazioni sono EasyJet, Air Arabia, Transavia e alcuni vettori russi. Sono stati riavviati anche trattative con Vueling, gruppo BA Iberia, per il collegamento verso Barcellona. L'importante tema dello sviluppo dell'aeroporto è trasversale alle diverse politiche regionali e quindi non sono solo indispensabili i finanziamenti per gli investimenti, ma sono anche parimenti importanti i finanziamenti per incentivare il turismo, compreso quello religioso e la mobilità degli studenti universitari. Per questo è necessario proseguire l'attività endoregionale e di ulteriore sviluppo dello scalo, anche e non solo con l'assessorato regionale al turismo. Ryanair è la compagnia aerea leader in Italia e in Europa, con 119 milioni di passeggeri trasportati nel 2016. Durante il corrente mese ha lanciato la programmazione dei voli da Perugia per l'estate del 2017. È prevista una nuova rotta estiva per Catania, come detto, e quattro rotte in totale che faranno viaggiare oltre 200.000 clienti l'anno e supporteranno
150 posti di lavoro il logo, per una crescita complessiva di oltre il 20% delle operazioni Ryanair su Perugia. Saranno quindi attive la nuova rotta di Catania, 3 voli a settimana, Londra 8 voli a settimana, Bruxelles 3 voli a settimana e Trapani 2 voli a settimana. Una ricerca, tra l'altro, rispetto a quello che diceva adesso il consigliere Smacchi, una ricerca condotta da ACE Airport Council International, conferma che ogni milione di passeggeri crea circa 750 posti di lavoro. Quindi è una, diciamo, ovviamente integrare e implementare ovviamente le presenze significa anche ovviamente aumentare occupazione. Un elemento che ha giocato a favore della conclusione con l'accordo con Ryanair è stata l'eliminazione della famosa tassa municipale, accanto alla possibilità data agli aeroporti regionali di poter utilizzare anche nuove risorse finanziarie per investire sullo sviluppo. Al momento i numeri indicano che la direzione scelta è quella giusta. Nuovi collegamenti Mistral Air, gruppo Poste Italiane, che da luglio scorso sono tornati a collegare Umbria e Sardegna e nel primo semestre di operatività si sono attestati dal 63% al 96% di riempimento dei vettori. Sui voli in partenza nell'ultimo mese, per esempio fine settimana di luglio ovviamente. In crescita anche il collegamento con Bari, su cui Mistral Air ha lanciato, ha lanciato una nuova offerta per viaggiare tra agosto e ottobre. Grazie alla politica regionale e alla gestione SACE, l'aeroporto SACE, l'aeroporto ha le carte in regola per diventare una nuova base logistica della Mistral Air. La società di proprietà di Poste Italiane sta lavorando con il nuovo consiglio di amministrazione dello scalo umbro per raggiungere questo risultato, ha già basi diverse ovviamente in tutta Italia. Più problematica sembra la trattativa con Alitalia per il possibile ripristino del collegamento di breve raggio verso l'hub di Roma Fiumicino. L'ultimo incontro del tavolo tecnico si è tenuto lo scorso maggio presso la sede di Alitalia, ma questo è noto, ma la trattativa al momento è in una fase di stallo, stante anche la situazione difficile in cui versa l'Italia, che è notizia di questi ultimi mesi. Sono infine al vaglio proposte, e mi avvio a conclusione Presidente, proposte di operatori commerciali per fare base stabile per almeno 3 anni sullo scalo umbro, come risulta dalle manifestazioni di interesse al posizionamento presso San Francesco d'Assisi di uno o più aeromobili. Un eventuale operatore di base, ovvero un altro vettore interessato, potrebbe ulteriormente contribuire allo sviluppo economico della regione sviluppando connessioni charter verso il nord-est Europa. Resta l'impegno ovviamente della Regione e della SACE ad assicurare collegamenti giornalieri verso i principali hub italiani, Roma e Milano, e c'è piena consapevolezza che ovviamente dobbiamo lavorarci, però io credo che il panorama complessivo sia assolutamente cambiato rispetto al marzo del 2016. Grazie, consigliere Brega, se può per Smacchi, se può per la replica, grazie. Grazie Presidente, sì, ringrazio l'assessore per la relazione esauriente. Martedì prossimo, come l'assessore sa, ci sarà un'audizione in prima e seconda commissione con i vertici di SACE, in particolare verrà il presidente Cesaretti e il direttore Farabbi. Guardi assessore, io credo che la sua relazione è una relazione esauriente per quanto riguarda in particolare il rilancio del piano finanziario, che mi sembra ormai ben impostato. L'aeroporto è un aeroporto molto competitivo, perché se pensate che vi lavorano 36 persone, quindi da questo punto di vista rispetto ad altri scali siamo molto competitivi. Allo stesso tempo però, assessore, manca quel pezzo che il riconoscimento di scalo di interesse nazionale e la concessione ventennale presupponevano, cioè questa apertura ai privati. Cioè quello che ci manca è capire, per fare il vero salto di qualità, se c'è questo interesse, cioè se c'è questa intenzione. Oggetto numero 69, rivolto all'assessore Barberini e presentato dalla consigliera Casciari. Parco terapeutico del Monte Subasio, informazioni della Giunta regionale circa i lavori di ristrutturazione sugli immobili interessati, circa le azioni intraprese e che si intendono intraprendere per l'assegnazione della gestione, circa il tipo di accoglienza previsto negli immobili stessi. Prego, consigliera. Sì, grazie Presidente. Questa appunto è un'interrogazione per capire dall'assessore qual è lo stato dell'arte di questo importante percorso che è stato intrapreso ormai da tempo.
Si tratta appunto di un'esperienza unica in Italia ma anche in Europa, cioè destinare i parchi dell'Umbria a fini terapeutici, soprattutto per percorsi di riabilitazione, ma anche, chiamiamolo così, appunto di benessere per alcuni tipi di disabilità e anche dall'altra parte di supporto per le famiglie. Questo percorso è iniziato nel 2012, nel quale appunto è stato individuato il Parco del Monte Subasio come uno dei tre parchi terapeutici, quello diciamo con investimenti più consistenti, in quanto sono stati individuati appunto in base a questa delibera due immobili, siti uno in località Tor Giovannetti nel comune di Assisi e uno in località Madonna di Colpernieri nel comune di Spello, quest'ultimo che dispone anche di un ampio spazio esterno da destinare a fattoria sociale, didattica o comunque per attività diciamo legate a un'eco terapia. Su questi due immobili sono stati destinati importanti finanziamenti per la ristrutturazione, precisamente per entrambi circa 1,1 milioni di euro messi a disposizione da due fondi diversi appunto dell'assessorato all'agricoltura. E appunto rispetto a questi due, chiedo all'assessore rispetto a che punto stiano intanto i lavori sugli immobili oggetto dell'interrogazione, in particolar modo quello appunto diciamo che ha un ampio spazio e più che anche possibilità di un'ospitalità residenziale, in quanto dispone di camere, insomma la struttura potrebbe disporre di camere per ricoveri di sollievo, e soprattutto visto che era negli atti di programmazione a quale punto stia lo stato dei servizi delle due strutture, quali tempi sono previsti per l'assegnazione alle ASL e la successiva aggiudicazione del servizio ai futuri soggetti gestori, e che tipo di accoglienza si intende autorizzare in questi due immobili. Prego, Assessore Barberini. Sono, come si emerge dall'interrogazione, due strutture in corso di adeguamento da parte dell'amministrazione regionale che possono trovare applicazione in ambiti assistenziali molto particolari, molto specifici, che esulano dagli schemi classici dei percorsi diagnostico-terapeutici. Le buone notizie sono che gli interventi che sono in corso di realizzazione si concluderanno nell'arco temporale di 4-6 mesi, e quindi questi due parchi saranno, trascorso questo tempo, consegnati alle amministrazioni per poter veramente iniziare a fare l'attività sulle attività che già sono state in parte definite. Sono due parchi che, pur essendo all'interno del parco del Subasio, afferiscono a due ASL distinte, e in particolare la struttura di Spello è competenza della ASL Umbria 2, ASL Umbria 2, dove stiamo ipotizzando una destinazione a completamento dell'offerta riabilitativa nei confronti di pazienti prevalentemente cardiopatici e pneumopatici. Nella sostanza, tra le due strutture, questa è la struttura che ha una maggiore disponibilità e capienza e può indirizzare l'attività non solo nel diurno ma anche in H24, e l'obiettivo è quindi riabilitazione respiratoria, mantenimento dei livelli di allenamento motorio a seguito di ciclo di terapia riabilitativa respiratoria, con attività monitoria interna ed esterna. Controllo della sintomatologia asmatica in ambiente privo di aureo inquinanti e comunque controllato con adeguato monitoraggio pollinico. Abbiamo già avviato per questa struttura anche un contatto con l'Associazione dei pazienti di malattie respiratorie, e è stata presentata sul tema una proposta molto articolata su cui si sta lavorando. Questa struttura, la collocazione di questo parco e la disponibilità di una struttura residenziale rende possibile organizzare periodi prolungati di permanenza in media altura, priva di inquinanti chimici e sotto controllo per i determinanti aerobiologici, e quindi monitoraggio, eccetera, eccetera. Questa è la prima proposta. La seconda proposta invece è una struttura un pochino più piccola, è nel comune di Assisi,
anche qui nel parco, inserita all'interno del parco del Monte Subasio, rientra, come detto, nella competenza della ASL 1, non ha una capienza tale da permettere lo svolgimento di attività a ciclo continuativo e quindi è ipotizzata l'esclusivo utilizzo nella fascia diurna. L'ipotesi su cui stiamo lavorando è la MCS, è una malattia che oggi non è ancora purtroppo inserita nemmeno fra le malattie rare, però è malattia riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale. Stiamo lavorando con le associazioni portatrici di tali interessi per destinare questa struttura a questo tipo, a questo tipo di assistenza. Consigliera Casciari, se può brevemente, grazie, per la replica. Sì, grazie Assessore, sono soddisfatta, visto che appunto, come ha ricordato, è stato uno sforzo congiunto di un utilizzo di fondi che non sono sociosanitari, ma che hanno visto realizzato un percorso innovativo di assistenza ai pazienti e nello stesso tempo considerare una delle nostre risorse, quelle naturali, cioè i parchi, come percorso riabilitativo innovativo. Grazie. Adesso torniamo all'oggetto 72. Si tratta di una interrogazione del consigliere Squarta rivolta all'assessore Chianella, chiarimenti urgenti circa la mancata erogazione ai comuni delle risorse regionali per le agevolazioni tariffarie in favore di persone disabili, nonché di categorie socialmente deboli per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico regionale e locale. Prego, consigliere Squarta. Grazie Presidente. La legge regionale 13 marzo 1995 numero 10 ha previsto in materia di facilitazioni tariffarie l'erogazione di contributi ai comuni per l'applicazione di tariffe speciali a favore di soggetti portatori di handicap, mobilità ridotta e di categorie di cittadini socialmente deboli. Lo stesso articolo 9 ha inoltre disposto che per tale finalità la Regione utilizzasse fino alla misura dell'1% annuo le risorse destinate al trasporto pubblico locale su gomma. Con deliberazione numero 1225 del 95, la Giunta regionale ha stabilito criteri e modalità di ripartizione delle risorse finalizzate all'applicazione di tariffe speciali. Successivamente la legge regionale numero 37 ha abrogato la legge regionale 95 ad esclusione dell'articolo 9 che è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2003. Successivamente le modifiche apportate nel 2012 hanno disposto che l'amministrazione regionale accantona annualmente una quota di risorse ai fini dell'erogazione di contributi ai comuni per l'applicazione di tariffe speciali in favore di persone disabili, nonché di categorie socialmente deboli, per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. La Giunta regionale disciplina con regolamento le modalità per la gestione delle somme accantonate. La Giunta regionale accantona annualmente le seguenti quote del totale delle risorse disponibili di bilancio destinate ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale: il 2% ai fini dell'erogazione di contributi ai comuni per l'applicazione di tariffe speciali in favore di persone disabili, nonché di categorie socialmente deboli, per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico regionale e locale. Con delibera regionale del 2013, la Giunta ha preadottato il regolamento relativo alle modalità di erogazione del contributo, ridefinendo nella misura del 2%. Atteso che l'iter di adozione definiva del regolamento è da allora completamente bloccato, che nel 2016 la Regione ha omesso di trasferire ai comuni i fondi necessari per erogare le agevolazioni tariffarie di cui trattasi in favore di persone disabili nonché di categorie socialmente deboli per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico regionale e locale. Il 29 febbraio 2016 l'assessore Chianella ha inviato ai comuni una lettera con la quale fissava l'ennesimo incontro relativo ai contenuti del regolamento, chiedendo ai sindaci di valutare l'ipotesi di anticipare le somme necessarie nelle more di adozione del regolamento medesimo. Visto che ad oggi nulla è stato fatto né rispetto all'adozione definitiva del regolamento né rispetto al trasferimento delle risorse regionali previste dalla normativa vigente, circostanza quest'ultima che sembrerebbe in realtà legata non alla già mancata adozione dell'atto regolamentare, ma alla mancanza delle risorse necessarie, per cui l'esecutivo avrebbe addirittura difficoltà a coprire il corrispettivo dovuto per i contratti di servizio, interrogo l'assessore per conoscere se abbia provveduto all'accantonamento delle risorse necessarie per la agevolazione di cui trattasi, nella misura percentuale prevista dalla legge regionale del 98, entro quando interna procedere all'erogazione delle stesse comuni e all'approvazione del regolamento di cui alla delibera regionale numero 1040 del 2013. Prego, Assessore Chianella. La legge regionale 13 marzo 95 numero 10 aveva previsto
in materia di facilitazione degli affari e l'erogazione dei contributi ai comuni per l'applicazione di tariffe speciali in favore di soggetti portatori di handicap. Successivamente la legge regionale 37 ha abrogato la legge regionale 95 ed esclusione dell'articolo 9 che è rimasto in vigore fino al 2003. Con deliberazione 22 dicembre 2003 numero 2006 la Giunta regionale ha confermato che per gli anni 4, 5 e 6 le modalità di assegnazione della quota dell'1% delle risorse destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale ripartendo la quota stessa tra i comuni sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1095. Analogamente a quanto disposto con deliberazione 2006 del 2003 sopramenzionata, la Giunta regionale ha confermato le modalità di assegnazione con dette risorse con successivi atti nel 2006, nel 2008, nel 2010 e nel 2012. Nel piano regionale vigente è previsto che la Regione finalizzi una quota del Fondo regionale trasporti di finanziamento del 20° a migliorare la fruibilità dei servizi di IPN. L'articolo 2,2 lettera F della legge regionale 37, come modificato dalla legge 3, ha disposto l'accantonamento da parte della Regione di una quota di risorse finalizzate all'erogazione dei contributi ai comuni con l'applicazione delle tariffe speciali per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico locale. Con l'articolo 32,4 della medesima legge 37, a seguito delle modifiche intervenute nel tempo, l'entità di tale accantonamento è stata definita in una percentuale del 2% da calcolare sulle risorse che il bilancio destina ai servizi di trasporto pubblico locale. In attesa della definizione delle procedure finalizzate all'approvazione del piano regionale dei trasporti, ad oggi approvato, e del citato regolamento, la Giunta regionale con deliberazione del 2013 ha provveduto alla conferma dei criteri e modalità di ripartizione già individuati nel proprio precedente atto, stabilendo però che al fine di evitare i disagi agli utenti dei contributi in questione per l'anno 2013 e comunque fino al nuovo affidamento dei servizi DPL la percentuale del 2% sarà calcolata limitatamente al corrispettivo che la Regione destina all'esercizio del trasporto su gomma. A seguire, in attuazione di quanto previsto del citato articolo 2, la Giunta regionale, con deliberazione sempre del 2013, ha provveduto alla preadozione del regolamento, avente ad oggetto disciplina delle modalità per la gestione delle somme accantonate dell'articolo 2,2 della legge regionale 37. Detta proposta di regolamento ha avuto anche il parere favorevole del CALE del 2013 e ad oggi è necessario avviare la fase di partecipazione che all'epoca non ha avuto seguito alle procedure per l'approvazione del regolamento che pertanto non hanno avuto appunto conclusione. Soltanto a seguito del regolamento, dell'approvazione del regolamento in questione, nonché della conseguente copertura finanziaria, tramite apposito stanziamento di bilancio, si potrà procedere all'assegnazione delle risorse in argomento ai comuni che, come di solito, saranno tempestivamente informati con la successiva attivazione. Dico anche all'attenzione dell'interrogante e del Consiglio che le nuove disposizioni sulla armonizzazione contabile dettate dal Decreto Legge 118 del 2011 hanno reso praticamente ingestibili i procedimenti contabili in presenza di scarse risorse nell'ambito della gestione finanziaria del bilancio. Un ruolo di assoluta centralità è rivestito dal concetto di copertura finanziaria degli impegni di spesa. Infatti ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve durare fin dall'avvio la relativa attestazione di copertura finanziaria. È una complessa iter, diciamo, di carattere amministrativo fino alla propria elargizione. Malgrado le accennate difficoltà operative, la Regione ha provveduto ad assegnare risorse fino all'anno 2015. All'inizio dell'anno 2016, al fine di evitare i disagi dei cittadini, la Regione ha provveduto a incontrare tempestivamente i comuni per condividere la situazione e illustrare il percorso da eseguire nel caso in cui i comuni, laddove ritenuto necessario, avessero scelto di anticipare la risorsa. A conferma di ciò si è provveduto all'invio appunto di una lettera circolare a tutti i comuni con l'invito di provvedere in tal senso. Contestualmente si è proceduto a chiedere al bilancio regionale per l'anno 2016 e successivi la risorsa necessaria. Valuteremo in sede di assestamento la possibilità di reperire risorse dedicate a questo scopo. Bene, oggetto 73. Si tratta di un'interrogazione del consigliere Fiorini e Mancini, non so chi dei due presenterà la stessa, rivolto all'assessore Cecchini. Stato del sisma dei rifiuti in Umbria, del sistema dei rifiuti in Umbria, alla luce del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 34 del 18 gennaio 2016. Del contenuto della deliberazione della Giunta regionale numero 1337 del 24/11/2016, nonché del contenuto del DPCM del 10/8/2016 e delle comunicazioni ufficiali dell'Assemblea dei Sindaci dell'Auri, intendimenti della Giunta regionale per il futuro. Prego, Vicepresidente Mancini.
Io e il collega Fiorini con questa question time, signor Assessore, la interroghiamo in merito a un quadro generale molto ampio, che è quello della complessità della crisi del sistema di gestione dei rifiuti nella nostra regione, che, come è già stato detto, è stato attenzionato ma anche sollevato più volte dalla Lega Nord. In sintesi, l'attuale piano regionale di gestione dei rifiuti è stato approvato con deriva del Consiglio regionale numero 301 del 5 maggio del 2009 e che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 11 della legge regionale 11 del 2009, ha una validità quinquennale ed esplica i suoi effetti fino all'approvazione del successivo. Il piano regionale non ha raggiunto gli obiettivi prefissati e risulta ampiamente superato dai fatti, nonostante una serie di delibere, mi permetta la parola, emergenziali, volte un po' a coprire le arretratezze dell'esecuzione del piano, che con la scusa di modifiche e adeguamenti del piano regionale a disposizioni legislative ne hanno determinato una vera e propria profondissima rivisitazione. La delibera della Giunta regionale numero 360 del 23 marzo 2015 concernente l'adeguamento del piano regionale e la deriva della Giunta regionale numero 451 concernente il programma di prevenzione della produzione dei rifiuti e la delibera numero 34 del 18 gennaio 2016 misure per accelerare l'incremento della raccolta differenziata ed infine la numero 1337 del 24 novembre inerente il monitoraggio dell'andamento della raccolta differenziata e della situazione di impiantistica regionale hanno di fatto evidenziato l'esistenza di un persistente problema, Assessore. In questo quadro sono inseriti anche due elementi fondamentali, come lei sa, perché riguardano l'Assemblea dei Sindaci dell'Aure, che più volte hanno ribadito le forti preoccupazioni in merito all'effettiva raggiungibilità degli obiettivi quantitativi e qualitativi posti dalla Regione, invitando a prendere una serie di in considerazione anche l'emergenza di un rapido esaurimento delle cubature a disposizione delle discariche. Contrariamente alla rassicurazione fornita in merito dall'assessore regionale Cecchini e alla Presidente Marini, il Consiglio dei Ministri ha previsto la realizzazione in Umbria di un inceneritore della capacità di 130.000 tonnellate annue, inserendo tale intervento all'interno del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016. Considerando, Assessore, questa valutazione e individuazione della capacità complessiva del trattamento degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati con l'esercizio in esercizio, o autorizzate a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani assimilati. Per questo, al fine di evitare il concentrarsi in una vera e propria emergenza rifiuti, con conseguenti rischi ambientali, sociali e economici per la comunità regionale. Vogliamo quindi interrogare, Assessore, quale azione stia intraprendendo per scongiurare l'imminente emergenza rifiuti che potrebbe colpire l'Umbria sia a partire dal prossimo 2018, senza realizzare nella nostra regione l'inceneritore previsto appunto da detto decreto del Consiglio dei Ministri, tenuto conto che gli assunti alla base del calcolo temporale relativo all'esaurimento di discariche in base al decreto della Giunta regionale 1337. Quindi la interrogo in sintesi, Assessore, se l'andamento del piano ricordato, del piano quinquennale dei rifiuti, potrà scongiurare in sintesi l'esaurimento della capacità delle nostre discariche e l'imminente costruzione di un inceneritore. Prego, Assessore Cecchini. Sì, grazie, ma con tutte le difficoltà che possono esserci state o possono esserci nella gestione dei rifiuti in Umbria, probabilmente noi saremo la prima regione ad aver messo in atto la raccolta differenziata porta a porta in tutto il territorio regionale. Questo ci ha consentito negli ultimi mesi di fare un balzo avanti significativo, perché anche è vero che noi rispetto al piano dei rifiuti vigente siamo in ritardo, ma è pur vero che rispetto poi alle delibere che hanno dato una tabella di marcia più adeguata alle possibilità dei comuni dell'Umbria abbiamo risposto compiutamente. Un anno fa eravamo al 50,5%
come percentuale di raccolta differenziata, chiudiamo il 2016 con una percentuale media di oltre il 58%. La delibera citata peraltro prevedeva il raggiungimento del 60% nel secondo semestre e riteniamo, anche se questi dati ARPA ce li darà alla fine di gennaio, alla fine del mese, che ci sono tutte le condizioni perché quelle percentuali siano raggiunti. Questo ha significato quindi l'adesione dei comuni rispetto alle azioni che avevamo indicato, un po' con un po' di ritardo il comune di Terni ha attuato anche quel comune la raccolta porta a porta e quindi in tutto il territorio regionale siamo partiti a sprombattuto e abbiamo iniziato a sperimentare anche la tariffa puntuale. Questo vuol dire che i problemi, come dire, sono tutti risolti? No, questo vuol dire che la raccolta differenziata è una tappa nella gestione dei rifiuti, perché il tema di quanto durano le discariche non è quanto si scrive sulla carta, è quanti rifiuti ci si mettono. E quindi laddove il sistema si organizza per fare una raccolta differenziata corretta e per fare in modo di ridurre sempre di più il quantitativo portato in discarica, questo fa sì che si possa avere una vita più lunga delle nostre discariche. Comunque noi abbiamo approvato anche una delibera che riguarda la situazione puntuale della nostra impiantistica, che vede un problema serio consistente nel lati 2, non solo per le vicende giudiziarie ma anche per il tipo di impiantistica obsoleta che ha messo e mette in difficoltà molto spesso il raggiungimento di obiettivi così come recitano le delibere e il piano regionale. Questo non vuol dire che ci sarà l'emergenza rifiuti, perché dal raggiungimento degli obiettivi delle delibere, dai risultati che arrivano dai comuni, ci sono tutte le condizioni per da qui al 2020 individuare quegli accordi interregionali e quegli accorgimenti di impiantistica innovativa che ci porti a gestire nel miglior dei modi le nostre caratteristiche. Lati 2, d'altro canto, da tempo è in contatto con altri ATI di altre regioni per conferire, così come ha fatto nei mesi scorsi, nei giorni scorsi, per le difficoltà riscontrate a Pietramerina, per la FOO, quindi la frazione organica, che naturalmente, non essendo rifiuto, può girare senza bisogno di accordi interregionali perché non è quasi classificato rifiuto. Quindi c'è una situazione sotto controllo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in Umbria. È chiaro che questo ha bisogno di grande serietà e senso di responsabilità da parte di tutti gli attori, non solo la Regione, non solo i cittadini, che anch'essi debbono fare il proprio dovere nel aderire ad una raccolta differenziata che sia fatta bene, altrimenti non è di qualità, e soprattutto i comuni e i gestori, che sono coloro che hanno la massima responsabilità, essendo proprietari degli impianti, delle discariche e della gestione del servizio. Sì, prego brevemente per la risposta. Quello che le voglio dire è che, al di là delle buone volontà sollecitate appunto da importanti attività investigative, sono tardive. Sono tardive perché questa tabella dimostra che già l'obiettivo di raccolta differenziata doveva essere raggiunto del 65% anni fa e non lo hanno raggiunto né i comuni né tutti complessivamente variati. Ci sono poi grandi differenze fra comune e comune, quindi scaricare o perlomeno invitare i cittadini a collaborare quantomeno, secondo me, è inopportuno, perché i cittadini già collaborano tantissimo con una forte contribuzione delle tariffe, tra l'altro fortemente disomogenea fra ATI e ATI, fra comune e comune, dove per lo stesso servizio molte volte comuni fra loro simili per numero di abitanti e superficie estensiva, si può trovare differenza nelle tariffe fino al 30-40%. La stessa, gli stessi atti che lei ricordava, parlo dell'allegato B
della situazione impiantistica regionale e previsione di fabbisogno di trattamento e smaltimento dei rifiuti evidenziano, come lei stesso poi ha detto, lei stessa ha detto, l'inefficienza degli impianti, che ovviamente ha una responsabilità dei gestori, ci mancherebbe, ma di tutte ovviamente gli ATI, dei vari presidenti che guarda caso sono emanazione di una stessa corrente politica. E quindi mi permetto di fare una valutazione non solo sul fallimento della curva della raccolta differenziata, ma una responsabilità politica che dimostra una disattenzione al fenomeno dei rifiuti. Siamo adesso all'oggetto numero 74, è una interrogazione presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari. Notizie di stampa su presunta sospensione dell'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione previsto dalle ordinanze del capo del Dipartimento della Protezione Civile numero 388 e numero 403 in favore delle popolazioni colpite dal sisma e successivi intendimenti della Giunta regionale ai fini dell'immediato ripristino del beneficio per garantire agli aventi diritto una soluzione abitativa autonoma, dignitosa e rispondente alle singole necessità personali e lavorative. Prego, consigliera Carbonari. Grazie, Presidente. Come lei ben ricordava, l'interrogazione di oggi riguarda appunto questo contributo di autonoma sistemazione volto proprio ai nuclei familiari che hanno avuto problemi con l'abitazione principale, abituale o continuativa, qui viene detta, viene appunto riportato nel testo, nel caso in cui questa abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte dagli eventi sismici oppure sgomberata. Ora c'è stato appunto la prima ordinanza che era la 388 del 2016 che aveva stabilito determinati fondi, una successiva il 15 novembre che avrebbe appena incrementato un pochino questo contributo, però nei fatti, perlomeno dalle notizie che sono apparse sulla stampa, ci è sembrato, è stato riportato perlomeno, che sono stati erogati nel 17 gennaio alcune notizie ci dicevano che erano stati erogati solamente i primi due mesi e poi non era stato più liquidato, notizie invece di due giorni fa sembrerebbe che sia stata stanziata un'altra parte, ma comunque ancora ci sono ritardi notevoli, perché se le notizie sono vere parlavano della mensilità di settembre-ottobre e invece forse probabilmente per il primo evento, mentre sembra che non sia stato assolutamente ancora liquidato quello che riguarda i soggetti che hanno avuto problemi con il secondo evento del 30 ottobre. Quindi la nostra interrogazione voleva appunto avere informazioni dalla Giunta, e quindi se risponde al vero che ad oggi, a fine ottobre, intanto che a fine ottobre era stata sospesa l'erogazione di questo contributo, e qualora sia stata sospesa o qualora in ritardo, quali sono quelle iniziative che la Giunta vuole porre in essere per porre rimedio a questo grave ritardo. Grazie. Prego, Assessore Bartolini. No, consigliera Carbonari, diciamo che il quadro che ha dato è abbastanza rispondente alla realtà. Adesso cerco di dare le risposte più specifiche ai quesiti che ha posto. Allora, sostanzialmente è noto che fino al 30 ottobre c'era una situazione, dopo il 30 ottobre ce n'è stata un'altra. E questo è il fatto dell'evento sismico del 30 ottobre è importante, perché chiaramente la situazione ante 30 ottobre era diversa, si è dovuto andare a rifare tutto il monitoraggio e tutto quello che ne consegue dopo il 30 ottobre. Quindi non è che sia successa una sospensione, è nei fatti che con l'aggravamento derivante soprattutto nella nostra regione dopo gli eventi sismici tutto sia saltato. Quindi è vero quello che ha detto lei, fino al 30 ottobre è stato liquidato tutto. Dopodiché, dopo il 30 ottobre, si sono dovute rifare le campagne di investigazione, FASTA, EDES, eccetera, eccetera. Questo comporta un monitoraggio. È anche vero che la Regione ha fatto quello che ha detto lei, le anticipazioni, ma ricordo che la procedura, tanto di incameramento dell'istanza,
quanto di liquidazione è in capo ai comuni. Quindi è vero che i comuni hanno ricevuto le anticipazioni, i problemi che ha evidenziato derivanti dagli eventi sismici del 30 ottobre ci sono stati, stiamo facendo un attento monitoraggio e dal monitoraggio risulta che il problema nei fatti, ma non c'è stata la sospensione giuridica, si dovrebbe sbloccare. La Regione sta anche aiutando i comuni, anche se non ne ha la competenza, a smaltire materialmente le pratiche sia di incameramento dell'istanza che di liquidazione. Comunque contiamo che il tutto torni a regime abbastanza presto. Prego, consigliere Carbonari. Grazie. Sì, allora prendo atto di quello che lei ci ha comunicato, prendiamo tutti atto, però vorrei ricordare che in quelle zone c'è una necessità di intervenire in modo molto molto veloce. E purtroppo noi abbiamo nella nostra regione, ma lo vediamo tutti i giorni, noi abbiamo una regione, uno Stato, una regione e dei comuni che muoiono dietro alla burocrazia. Ora, alcune volte può andare bene, altre volte, come quelle in cui ci sono in gioco delle persone che sono in un territorio particolarmente impervio, particolarmente rigido, lì bisogna correre, bisogna mettere una marcia in più, perché è necessario in alcuni casi distinguere quando esistono delle priorità, bisogna mettere la sesta o la settima, bisogna andare veloci. Altre volte magari si può attendere. Ecco, questo riteniamo che sia un caso in cui bisogna veramente andare veloci per alleviare almeno quel minimo che si può di disagio a questa popolazione molto molto, come sappiamo tutti, interessata a un evento drammatico. Grazie. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto 75, un'interrogazione presentata dal consigliere De Vincenzi nei confronti dell'assessore Cecchini, procedura adottata per l'individuazione dei comuni beneficiari dei finanziamenti del POR FESR per la ristrutturazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico ed artistico dell'Umbria, mancato coinvolgimento della città di Gubbio e di altre importanti città dell'Umbria, informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere De Vincenzi. Grazie Presidente. Assessore, lei il 16 gennaio scorso ha illustrato a una conferenza stampa il progetto di valorizzazione per i beni culturali e architettonici dell'Umbria attraverso i fondi POR FESR. Ha illustrato appunto la ripartizione dei 14 milioni, e questa è una buona notizia per la nostra regione, in diversi comuni dell'Umbria. Fra questi non è apparsa perlomeno la presenza non solo di Gubbio ma anche di Foligno, di altre cittadine umbre che pure necessitano di opportuni interventi, e si interroga appunto su questo tema per conoscere sostanzialmente la procedura e i criteri adottati per l'individuazione dei comuni beneficiari dei finanziamenti del POR FESR per la ristrutturazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico ed artistico, nonché per conoscere i motivi che hanno determinato il mancato coinvolgimento appunto della città di Gubbio e di altre importanti città dell'Umbria. Grazie. Prego, assessore Cecchini. Sì, mi sfugge se la città di Gubbio avesse aderito con una proposta progettuale fin qui, perché poi la parte diciamo di istruttoria è stata portata avanti dagli uffici, sapendo che in questo caso non si tratta di risorse che discrezionalmente, in modo discrezionale, possono essere messe a disposizione dei comuni, ma questi interventi debbono rispondere a dei criteri e requisiti ben precisi. Ad esempio, il comune di Foligno, questo me lo ricordo, non aveva presentato alcuna idea progettuale. In questo caso
La delibera, quindi il bando del POR FESRE, prevede che queste risorse siano messe a disposizione e che poggino su determinati filoni tematici, soprattutto quello del restauro e della riqualificazione legata agli itinerari o della qualità museale oppure dei teatri. Questo per fare in modo che si possa accrescere quella attrazione, attrattori culturali si chiamano, appunto, che dà la possibilità da un lato di far crescere i cittadini con il proprio ruolo, ma soprattutto poi di attrarre anche turisti. Quindi in questo caso nell'aderire ai criteri appunto avanzati dai criteri previsti dal POR FESRE si è ritenuto di individuare questi progetti, perché peraltro uno degli altri criteri era quello di agire possibilmente a completamento, cioè a fare in modo che con queste risorse si portasse a compimento lavori iniziati in complessi monumentali o museali molto consistenti e ampi, e da questo punto di vista quindi per dare una concreta funzionalità agli interventi medesimi stessi. Quindi sono individuati 8 comuni con delle proposte progettuali tra l'altro significative per il contesto regionale umbro, e allo stesso tempo 4 milioni e 400 mila euro sono messi a disposizione non dei singoli comuni ma delle aree interne e del progetto integrato del lago Trasimeno. Ora, al di là ad esempio che in questi anni il comune e l'amministrazione di Gubbio, tanto per essere aderente alla sua domanda, ha avuto risorse importanti sia per il Palazzo dei Consoli sia per intervenire in altri beni culturali e monumentali della città, in ogni caso il comune di Gubbio è capofila dell'area interna, alla quale è stato assegnato 1.100.000 euro. I progetti che comunque debbono essere aderenti ai criteri li scelgono nell'ambito, diciamo, di quei comuni, non li sceglie la regione, li sceglie nel senso che se non aderiscono ai criteri non diciamo vengono finanziati, però la scelta sta in capo alle amministrazioni comunali. Questo per dire che non è incluso ma non è neanche escluso, perché appunto ci sono risorse importanti a disposizione di comunità che in questo caso comprendono anche il comune di Gubbio. Naturalmente fin qui non sono ancora finanziati, c'è una prima scelta delle idee progettuali, hanno tempo fino al 30 marzo per presentare i progetti veri e propri e quindi avere di conseguenza il relativo finanziamento. Grazie Assessore, prego Consigliere De Vincenzi. Grazie Assessore, non è chiarissimo tutto l'iter, però alla fine mi sembra di capire che i comuni che fossero ancora interessati a presentare delle idee progettuali possono aderire? No, non possono aderire. Quindi 4 milioni e 400 mila euro, 1 milione e 100 per area interna, okay. Quindi all'interno dell'area interna. Okay. Quindi vuol dire appunto che anche i comuni devono fare la loro parte, quindi devono comunque in quella istanza precedente per poterci rientrare dovevano presentare dei progetti sostanzialmente. Grazie. Bene, passiamo adesso all'oggetto 76, è un'interrogazione dei consiglieri Liberati e Carbonari rivolta all'assessore Bartolini. Eventi sismici dell'anno 2016, MAPRE, ritardo nella consegna e inadeguatezza dei pannelli esterni e dei climatizzatori al clima appenninico, scarsa disponibilità di energia elettrica, informazioni e intendimenti della Giunta regionale a riguardo. Grazie Presidente, qui parliamo di un'altra vicenda non meno nota, quella dei moduli riservati alle famiglie degli allevatori. La Regione Umbria, capofila per le altre tre, ha provveduto a predisporre un bando attorno al 23-24 ottobre, 2 mesi dopo gli eventi, diciamo, di Amatrice, e con una serie di ritardi naturalmente legati alle lentezze della burocrazia. Proprio domenica scorsa il Papa ha parlato del fatto che di burocrazia si muore e non ce lo possiamo naturalmente permettere.
lentezze della burocrazia che hanno fatto sì che i moduli arrivassero in realtà in tempi diciamo ragionevoli, nel senso che hanno rispettato i 30 giorni previsti dal bando, ma poi non fossero allacciati, mancassero delle suppellettili, mancassero delle urbanizzazioni, con una mancanza di coordinamento tra i vari soggetti chiamati, perché sono diversi, l'Agenzia Forestale prepara la piattaforma, le suppellettili, i mobili li portano altri, con altri bandi, e con problemi poi anche di altra natura. Cioè questi moduli sono oggettivamente di scarsa consistenza. Io non so quanti consiglieri regionali siano andati sul posto a vedere, a verificare come è doveroso da parte nostra fare, anche considerando che si tratta di un bando regionale, a verificare tutti i problemi che ci sono, che si presentano. E allora la scarsa consistenza di moduli, di pannellature esterne, di rivestimenti, il fatto che ci siano avvolgibili che si bloccano col gelo, il fatto che ci siano climatizzatori che funzionano soltanto fino a 5 gradi sotto zero laddove si raggiungono i 15 gradi sotto zero, le forniture di energia da 3 kW laddove sono necessari almeno 6 kW perché anche le cucine sono a induzione, quindi è tutto elettrico, però il sistema poi non regge, e quindi tutti sono chiamati a degli sforzi importanti, tutti i protagonisti, a partire naturalmente anche da Enel. Allora, rispetto a questo vorremmo capire perché poi i ritardi si riproducano anche post 30 ottobre, siamo arrivati al 30 dicembre per richiedere le altre decine e decine di MAPRE, in realtà qui la graduatoria è rimasta la stessa, siamo arrivati a fine dicembre e ancora naturalmente mancano tutti gli altri. Quello che chiediamo è capire quindi quanti post 30 ottobre stiano ancora attendendo questi moduli, moduli che tra l'altro l'ho visto con i miei occhi, sono stati giustamente occupati, ancorché non allacciati alla rete elettrica o alla fognatura, dalle famiglie interessate, perché non arrivavano appunto i servizi, non arrivavano i mobili, eccetera. Moduli che hanno un costo pari a circa 35-40 mila euro, urbanizzazioni incluse, per 36 mesi, perché sono presi a noleggio, quindi dobbiamo sperare che la fase della ricostruzione, ammesso che ci siano soldi, ammesso che il modello ricostruttivo sia chiaro, perché non è chiaro qual è il modello costruttivo, sia rapida, modello di ricostruzione, quindi che sia rapido, perché? Perché altrimenti noi paghiamo questi moduli come più di una casa, moduli che sono insomma plastica. Allora, rispetto a questo, quanti allevatori umbri post sisma 30 ottobre stiamo ancora attendendo la consegna dei relativi moduli? Prego, Assessore Bartolini. Io cercherò di rispondere nei termini brevi che ci sono richiesti dalla Presidente di questa Assemblea. Allora, subito, ora, dopo gli eventi sismici, consiglieri liberati del 30 di ottobre, i moduli MAPRE, il fabbisogno dei moduli MAPRE è quantificato in numero di 35. Che si vanno ad aggiungere ai 20 che lei ha richiamato. Poi, per quanto riguarda il bando è stato espletato e si conta entro il febbraio di non solo installarli ma anche di arredarli. Per quanto riguarda le questioni sulla scarsa disponibilità di energia elettrica che lei ha segnalato, dalla relazione che mi è stata consegnata risulta che solo uno abbia avuto questo tipo di problemi, perché in una zona mal servita da Enel. Peraltro colui che ha fornito il noleggio ha provveduto a fornire l'immobile di un generatore di elettricità sostitutivo e Enel si sta impegnando per fornirlo. Sì, avremmo gradito delle risposte anche in merito alla scarsa qualità della fornitura. Speriamo che le prossime, quella che sta arrivando, sia migliore di quella post 24 agosto. Devo dire che questo è solo uno purtroppo dei tanti problemi rilevati nell'area appenninica per i ritardi noti poi su altri fronti, la consegna delle stalle provvisorie che di fatto è al 5-10%.
la consegna delle SAE che dopo la riffa di qualche di 10 giorni fa non è andata avanti, procede a rilento. Chiaramente ci sono stati anche degli eventi meteorologici importanti, però non credo che se tutta questa storia, questa tardiva, questa mala gestio ci insegna che si deve fare sicuramente in un altro modo. Bene, abbiamo concluso la question time di oggi. Grazie.